migranti approdano nell'antipurgatorio. Le accolgono un colonnello alato e delle infermiere. L'immagine richiama un sanatorio dove sono tutti in attesa di scalare la montagna, di salire al cielo. Il Purgatorio di Dante, nella rilettura di Mario Luzi, va in scena al Teatro Mercadante di Napoli. 15 attori in scena, Dante e Sandro Lombardi. L'anime che si fu or di me a corte per lo stirare, era ancora vivo. È un purgatorio dove i suoi abitanti sembrano ancora vivere sulla terra. Sì, del resto il purgatorio si trova sulla terra e ha in comune con l'esistenza, le condizioni di vita delle persone come tutti noi, parecchi aspetti, mentre l'inferno e il paradiso, opposti ma complementari, sono eterni e immutabili, e gli abitanti dell'inferno, come quelli del paradiso, sono inchiodati in una posizione che è sempre solo quella, nel purgatorio c'è il tempo. Lo spettacolo diretto da Federico Tiezzi era nato 30 anni fa come parte di un adattamento teatrale della Divina Commedia, affidata a Edoardo Sanguinetti, Mario Luzi e Giovanni Giudici. Mario Luzi sottointitolò La notte lava la mente, proprio per sottolineare questa dimensione di lavacro, di purificazione, di togliersi, è come quando ci si toglie da un brutto pensiero passando un panno psicologico. Infatti Dante finisce quasi sul lettino dello psicanalista. Sì, finisce sul lettino dello psicanalista, sì, perché l'altro riferimento a cui si è ispirato Tiezzi è stato la Montagna Incantata di Thomas Mann. Siamo in un sanatorio, quindi un luogo dove ci si risana, un luogo in cui, dove si guarisce. Ecco, quindi tutti elementi che ruotano attorno a qualcosa di umanamente positivo, umanamente speranzoso. Chi t'ha dunque condotto quassù tra noi? Se giù ritornar credi. Costui, che è meco, e non fa molto. La regia è impostata su tre sogni. È come se fosse tutto anche un sogno, insomma, e quindi si ricollega a Freud, il lettino dello psicanalista, però sono segni discreti, molto leggeri. Dante con Virgilio e Poema, il personaggio inventato da Luzi, nel purgatorio incontrerà i suoi amici artisti. Dante incontra i suoi amici poeti, pittori, musicisti, il musico Casella, tutti i poeti del Dolce Stil Novo. È una cantica di speranza, una cantica di rinnovamento, di purificazione.